con sua figlia Manuela, Claudio Villa e sua figlia Manuela a Bellamai in un duetto virtuale, Gino. Pazzesco. Sì, è bellissimo da vedere perché sembrava come se lei raccogliesse la sfida, perché il modo di cantare di Claudio, e per questo lo accusavano di appartenere un po' a un'altra epoca, un po' è vero, era la sfida, il canto era qualcosa che doveva... Come vincere qualcosa, come arrivare. Lei risponde a tono, no? È come se le voci cercassero di superarsi. Così era il modo di cantare di Claudio. Posso raccontare una cosa? Prego. Un ricordo, allora, non personale perché parliamo di storia, ma è una curiosità incredibile. Il primo anno, la prima volta in cui lui vinse Sanremo, era il lontano 1955, quindi la preistoria. Lui che era il, appunto, così spavaldo nel dire io canto e spacco tutto sempre, si ammalò la sera della finale. Quindi, però vinse ugualmente e fecero sentire sul palco, pensa che scena surreale, la prima volta si vedeva anche in televisione, i giradischi, misero il disco di Buongiorno Tristezza e lui vinse il festival. La voglio trovare nelle Techerai questa cosa, la voglio riproporre al pubblico. Assolutamente. L'episodio dimenticato, ma lui stava in ospedale ammalatissimo e sentiva la radio che mettevano il suo disco. Vedete, questi aneddoti arricchiscono il racconto e tra l'altro fatemelo dire perché lo abbiamo corteggiato praticamente tutta la stagione nella terza edizione di Bellamà. Gino Castaldo con la complicità di Marco Morandi avrà uno spazio settimanale all'interno di Bellamà in cui raccontare cantautori, gruppi legati a sentimenti, a temi che sono ospitati nelle canzoni, e avere Gino Castaldo in questo cast, in questa trasmissione, è un orgoglio grandissimo. È un onore per me. Grazie Gino, grazie. Grazie di cuore. Ti presento gli opinionisti, ma i concorrenti di oggi, Alberto Di Cervo, Generazione Z. Buon pomeriggio Alberto. Per la generazione boomer, Mariella Sapienza. Allora Gino, entrambi hanno realizzato un reel su Claudio Villa. Sarai tu a stabilire a chi vanno i 40 punti della prima sfida. Partiamo dal primo reel. Tenetevi pronti perché nasce ufficialmente Bella Radio. Cari ascoltatori, buongiorno, è il vostro Alberto Di Cervo che vi parla da Bella Radio. Oggi debuttiamo con il primo episodio e partiamo a bomba, direi. Eh sì, perché la prima puntata sarà incentrata sull'unico e irripetibile Claudio Villa, cantante che ha lasciato come testimonianza ben 45 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. E ricordiamoci una piccola curiosità: il Reuccio, come fu soprannominato in una puntata dello spettacolo Rosso e Nero condotta dal grande Corrado, ha vinto 4 volte il Festival di Sanremo e detiene ancora oggi il record insieme a Domenico Modugno. Ecco, la sentite in sottofondo, era il 1976 quando questo brano per la prima volta fu ascoltato dagli italiani. Il testo era di Antonella Maggio, mentre la musica di Guido Maria Ferilli. Ma lo ascoltiamo nella versione del 1984, interpretata da Claudio Villa insieme a Luciano Pavarotti. Sono 45 minuti dopo le 15 e vi proponiamo Un amore così grande a Bella Radio. Un amore così grande. Ha giocato a fare la radio Alberto Di Cervo, omaggiando una delle voci più popolari di Rai Radio 2, Gino Castaldo. Allora vediamo Gino e il reel della Generazione Z rappresentata oggi dalla signora Mariella Sapienza. Vediamo. Oggi parleremo di Claudio Villa, il Reuccio della canzone italiana. Ma come si fa a parlarne in un solo minuto? Quindi lo chiederò alle persone che lo hanno tanto amato. Allora, voglio chiedere alla conduttrice Paola Zanoni un aneddoto sul grande Claudio Villa. Io ne ho tanti di aneddoti, ma uno che mi ricordo maggiormente è quando la mia mamma, che era una stilista, faceva sfilare le ragazze con le musiche di Claudio Villa. È una cosa incredibile. Incredibile. Che mamma... Allora, voglio chiedere anche al maestro Sabrina Troise un aneddoto sul grande Claudio Villa. Allora, la mia mamma era pazza per Claudio Villa, quindi io sono cresciuta con un amore così grande. Pensi che la Manuela Villa ha fatto anche lo spettacolo intitolato proprio così, Un amore così grande, e io ho avuto l'onore di vederlo. Le posso dire, lei ha i capelli un po' proprio come la nostra Manuela Villa della Ma. Grazie, sono qui col professor Pino Bellone, che ha un aneddoto col grande Claudio Villa. Pensate, l'ha conosciuto. Io ho conosciuto in varie occasioni lavorando con Brando Giordani a Rai 1 molti anni fa, ma da ragazzetto, quindi una volta lui a Fiuggi con uno studente, ho scritto le varie centrofiche. Cosa accade? Che mi invitò a fare un giretto sulla sonora.
mi sono barbicato, attaccato a lui, questo amore bello così, e ho trenato per tutti i fianchi. Una bella passeggiata. Complimenti, professore. Grazie a voi. Bella madre. Cioè, hai fatto l'inviata praticamente in questo reel in cui hai coinvolto dei tuoi amici. Allora Gino, chi ti ha divertito di più? Allora, la scelta questa volta è veramente ardua. Io sarei stato per un pari, ma non si può, vero? No, il regolamento non lo prevede. Allora, e mi perdonerà lei, io stavolta voterò il Alberto per un motivo. Per il fatto che è talmente bello che un giovane ricordi Claudio Villa, che anche solo per questo il premio lo do a lui.